Vi piace questo consiglio di amministrazione? No. No, mi sembra un consiglio d'amministrazione che vada nella direzione opposta alle promesse di Renzi. Ci ha raccontato che la RAI dovevano uscire i partiti della RAI, in realtà non sono entrati solo i partiti, ma le correnti del Partito Democratico all'interno della RAI. È un CDA ovviamente dettato da logiche di potere all'interno del PD, ne prendiamo atto dell'ennesima bala renziana che dopo nella realtà si è concretizzata con l'esatto opposto. La domanda era effettivamente retorica perché voi comunque avete già espresso la vostra, fra l'altro stavolta singolarmente vicina a quella dei 5 Stelle, riprovazione per questo CDR Rai, però Renzi ha anche detto attenzione perché siete stati voi parlamentari a non votare in tempo la riforma mettendo in campo tanti tanti emendamenti, quindi siamo stati costretti a queste nomine politiche perché abbiamo dovuto farlo con la legge Gasparri, come rispondete? In primo luogo non si può dire che sia un obbligo votare una legge che non ci piace. In secondo luogo si potevano fare delle scelte super partes, se non scelte dettate da logiche interne al Partito Democratico che hanno svilito anche il ruolo della RAI. Ne prendiamo atto, andiamo avanti. Noi ci auguriamo che adesso Renzi si è preso tutti i posti che vuole, si prenda le poltrone, mette i suoi amici dove vuole, però si incominci a occupare dei problemi reali dei cittadini. Abbiamo il massimo storico di disoccupazione giovanile, 44,2%, massimo storico di disoccupazione generale. Sembra alquanto imbarazzante che il principale problema del paese sia chi mettere nel CDA RAI e non dare risposta a quei Allora, cittadini che non trovano lavoro. il Presidente del Consiglio però ha anche detto invece proprio stesso ieri, noi abbiamo fatto molte riforme e ancora molte ne dovremo fare, da settembre poi taglieremo ulteriormente le tasse, quindi manifesta di occuparsi dei problemi dei cittadini invece, secondo voi non è così? Guardi, io non ascolto le parole del Presidente del Consiglio né tantomeno quelle delle opposizioni. Voglio cercare di fare un'analisi super partes. Guardo i dati dell'Istat. I dati dell'Istat ci dicono che, malgrado le balle, della Presidenza del Consiglio e devo dire anche del Ministero del Lavoro, che ha una responsabilità gravissima, fino a pochi giorni fa ci ha detto, che l'occupazione stava salendo, che tutto andava bene, che la ripresa era in atto. Escono i dati dell'Istat, che sono gli unici dati oggettivi in questo paese, ci viene detto che è l'esatto opposto. Significa che si è fatto delle riforme e non hanno funzionato, come abbiamo denunciato più volte, riforme sbagliate, riforme che sono state specchietto per le allodole. Le riforme servono se danno risposte ai cittadini, non per usare la parola Sono riforma però fine a se riforme stesso. appena partite che dovranno avere anche effetto nel tempo. Beh, insomma, mi sembra che Renzi aveva detto l'esatto opposto. Ci raccontava che da inizio anno, da quando era stato introdotto prima la decontribuzione e poi da marzo il Jobs Act, le cose stavano migliorando, il lavoro era ripartito, l'occupazione stava migliorando, l'Istat ci dice l'esatto opposto. Noi più volte abbiamo detto che il lavoro si crea con l'impresa. Purtroppo Renzi, invece che aiutare l'impresa, è andato a massacrarlo. Ricordo che, le tasse, e non a detta della Lega, ma a detta del governo con il DEF, sono aumentate sotto Renzi.